Beppe Grillo l'aveva detto fin dall'inizio della legislatura, con lo stallo nella formazione di un nuovo governo la centralità passa al Parlamento che fa le leggi e oggi il Movimento 5 Stelle rilancia un invito pressante ai partiti tradizionali, il Parlamento comincia a lavorare costituendo le commissioni ordinarie, non c'è tempo da perdere. Il capogruppo al Senato Crimi annota come la commissione speciale già può approvare provvedimenti economici urgenti, come la legge per sbloccare i pagamenti alle aziende che hanno crediti con la pubblica amministrazione. Nella strategia del movimento la priorità quindi si sposta dal governo al Parlamento e all'elezione del nuovo capo dello Stato. Grillo lancia sul web la proposta di un referendum per scegliere il proprio candidato al Quirinale. Sul suo blog rimprovera PD e PDL di stare già inciuciando per scegliere un presidente di garanzia, garanzia dei loro interessi. Non vogliono un Pertini, dice Grillo, ma neanche un Prodi. E Grillo formula l'identikit del nuovo capo dello Stato da scegliere sul web, non un uomo di partito né che abbia ricoperto incarichi istituzionali. Le candidature online si potranno formulare a partire dall'11 aprile. E intanto il gruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle propone un taglio di 42 milioni al bilancio di Montecitorio, prevedendo la riduzione degli stipendi e delle indennità che spettano ai deputati.